Grazie Jacopo, siamo all'esterno dell'ospedale di Pescara col dottor Paolo Fazzi, responsabile dell'unità operativa complessa a valenza regionale di microbiologia e virologia dell'ospedale civile di Pescara. Allora, dottor Fazzi, qual è la situazione per quanto riguarda l'analisi dei tamponi? C'è una bella notizia che circola certo. Già da qualche ora, sì. Domani dovrebbe arrivare un macchinario che vi permetterà di poter fare 2400 tamponi al giorno. Praticamente in H24, lavorando H24, questa strumentazione che praticamente consta in realtà di 8 robot, quindi insomma una strumentazione piuttosto complessa, riuscirà ad avere una produttività nelle 24 ore sino a 2400 tamponi, e questo ci consentirà di monitorare nella fase 2 le attività diciamo del territorio, e quindi di conseguenza ci consentirà poi di non intasare l'ospedale, gli ospedali, come è successo purtroppo in diverse parti d'Italia, in primis nella Lombardia. Per quanto riguarda invece i tamponi che noi stiamo seguendo in ordinario, secondo diciamo le strumentazioni che abbiamo attualmente in essere nel mio reparto, noi stiamo esaminando i tamponi del 21 aprile. Quindi vogliamo sfatare anche insomma queste voci che dicevano che insomma ci si trovasse piuttosto indietro nell'analisi dei tamponi. Abbiamo avuto qualche tempo fa una grossa difficoltà, perché tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, quando noi si gestiva anche la ASL di Chieti, sappiamo benissimo che probabilmente in Abruzzo il picco si è realizzato in quel periodo, c'è stata una quantità industriale, purtroppo diciamolo così, di tamponi che sono pervenuti nella mia unità, e quindi ovviamente era una quantità esuberante quella che poi era la possibilità diciamo di effettuare nell'ordinario un numero X di tamponi che, per quanto mi riguarda, è andato a variare nel tempo tra i 320 e 350 fino a punto di 550 al giorno. Ma noi avevamo da smaltire 1000 tamponi che ti arrivavano in una giornata. Fortunatamente ci siamo riusciti con grosso sacrificio. Attualmente stiamo analizzando i tamponi del 21 di aprile, due giorni fa, fermo restando che le urgenze del 21 di aprile sono state esaminate in tempo reale. Dottor Fazzi, prima di coinvolgere anche Jacopo Forcella da studio, vorrei chiederle questo: qual è la situazione in generale per quanto riguarda la nostra regione? Perché c'è questa discesa di positivi, però probabilmente è una discesa più lenta di quello che ci si poteva immaginare? È così? Sì, è così. Sicuramente stiamo in una fase migliore di discesa, e questo è un dato assolutamente confortante. Come dicevo prima, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile si temeva, ma non solo qui in Abruzzo, il collasso della rete ospedaliera che doveva gestire la problematica Covid-19. Fortunatamente quella grossa onda non ci ha travolti, diciamo così. Attualmente siamo in una fase di discesa che verosimilmente sarà lenta, ma e nell'ordine delle cose, cioè gli epidemiologi hanno studiato bene questi dati, queste problematiche, e ci hanno fatto capire che probabilmente insomma la discesa sarà un pochettino lenta. Jacopo, il dottor Fazzi ti ascolta per qualche domanda o considerazione. Certo, assolutamente. Innanzitutto, dottore, buon pomeriggio. Ecco, in relazione al passaggio tra la fase 1 e la fase 2, è notizia delle ultime ore questo indice di contagiosità che è in Abruzzo resta il più alto d'Italia. Ora, chiaramente un conto sono i numeri, che sono molto diversi tra l'Abruzzo e la Lombardia, però questo indice di contagiosità che fa fatica a scendere, anzi è il più alto, della penisola. Mi siete dati una spiegazione? È una cosa normale? Certo. Io non lo so se questo indice sia un indice veritiero che ci dice effettivamente di come stanno andando le cose. Il tasso di mortalità, piuttosto che quello di contagiosità, di infezione,
è praticamente un numero che noi otteniamo mettendo in pratica il numero dei casi, dei nuovi casi e al denominatore, al numeratore e al denominatore i numeri dei tamponi effettuati. Quindi in realtà se noi in un giorno X abbiamo effettuato tanti tamponi, magari avremmo un maggior numero di casi. Il tasso rimane più o meno costante, perché poi praticamente è una proporzione. Però molti dicono, secondo me, dottore, si fa fatica a ragionare in questi termini. Un fattore incidente è il numero di guariti, nel senso che è un indice che si abbassa nel momento in cui la quantità di guariti aumenta, e per esempio in regioni molto simili come Abruzzo e come Liguria, la Liguria ha moltissimi più guariti rispetto all'Abruzzo. Sì, ma poi dipende anche da un altro fattore. Dalla vetustà della popolazione, cioè questa è un'infezione che fa ammalare, perché noi non vediamo il sommerso, gli asintomatici li prendiamo a caso, cioè per nostra fortuna e per loro fortuna, facendo un tampone, non voglio dire fatto per sbaglio perché non è così, ma fatto un po' così a caso, magari in un operatore professionale e professionalmente esposto, e noi chi andiamo a tamponare? Andiamo a tamponare i soggetti con i sintomi, e purtroppo i soggetti con i sintomi sono prevalentemente persone anziane, che poi sono quelle che poi purtroppo vanno a morire. Se voi vedete i grafici che ci hanno mostrato i cinesi, per quanto i cinesi, abbiamo capito tutto, hanno taroccato a ribasso tutti i dati di infezione, di mortalità e quant'altro, però se voi andate a vedere il tasso di mortalità per fasce d'età, vedrete che il tasso di mortalità fra 0 anni e 30 anni è dello 0,2-0,3%, comincia ad essere importante dopo i 50 anni, e se vedete il tasso di mortalità dopo i 75 anni in Cina era del 14,8%. Ora mi risulta che la popolazione abruzzese sia fra le più vecchie d'Italia, quindi bisogna anche considerare questo dato. Cioè, in una popolazione giovane, come ad esempio si diceva qualche tempo fa della Corea del Sud, si hanno meno casi, perché si hanno magari casi asintomatici, ma sicuramente meno casi sintomatici. Una popolazione più anziana, ovviamente, noi parliamo di numeri, che dobbiamo però saperli gestire, questi benedetti numeri. Certo. Perché i cinesi hanno gestito i numeri a loro uso e consumo, adesso lo possiamo dire. Io non sono razzista, non è quello, solo che come si erano comportati male per SARS nel 2003-2004, quando non fecero entrare gli ispettori dell'OMS nella provincia di Guangdong per diverse settimane, perché loro sapevano cosa stava succedendo, e poi ufficialmente diedero dei numeri a ribasso, per poi ovviamente rimangiarsi i numeri, la stessa cosa probabilmente è successa per questa infezione. Ora, da medico e da cittadino europeo italiano sono anche un pochettino adirato, perché se ci avessero detto guardate il tasso di mortalità non è del 3,5-4 ma è del 9-10-11, forse ci saremmo tutti quanti attivati diversamente, e purtroppo invece noi italiani stiamo pagando forse lo scotto più importante. Dottore, una domanda, tornando un po' alla questione tamponi veloci, alcuni sindaci lamentano il ritardo nella comunicazione della negatività del secondo tampone, ecco, come possiamo rassicurarli in questo senso? Allora, io vi dico tra l'altro un'altra cosa, un'esperienza purtroppo fatta sul campo, perché sono da 2 mesi o poco più o poco meno, che noi nella mia unità ci stiamo occupando praticamente solo di Covid-19. Allora, quello che vi voglio dire è che la clearance virale, cioè un soggetto fa il tampone, è sintomatico perché c'è l'RNA virale, se noi lo andiamo a rifare, come spesso ci dicono di fare, a 14 giorni, il virus è ancora presente. Io ho notato nella mia esperienza fatta sul campo che prima di 28 giorni
il virus non se ne va, spesso occorrono 35-42 giorni, quindi un virus che persiste molto a livello ad esempio della mucosa nasale o comunque delle vie respiratorie o anche in altri siti corporei. Quindi voglio dire, anche se si è ritardata l'esecuzione del secondo tampone, anzi forse è pure meglio, perché comunque sarebbe stato probabilmente un tampone che ci avrebbe dato una positività. Ora noi stiamo facendo queste considerazioni in base anche alla numerosità di operatori professionali. Sappiamo benissimo che non siamo tantissimi e questa emergenza ci ha coinvolti tutti in Italia. Poi nelle regioni del centro-sud magari la situazione fortunatamente è stata meno pesante per situazioni ambientali, perché magari faceva un po' più di caldo, perché non ci sono molte industrie, ecco. Però voglio dire, effettuare un tampone a 14 giorni secondo me è del tutto inutile, per cui se si effettuerà sto benedetto tampone di controllo a distanza di 3 o meglio ancora 4 settimane, alla fine è forse pure meglio. Dottore, l'ultimissima da parte mia, ha parlato giustamente di tempistiche, io le chiedo, visto che si avvicina il 4 maggio, a livello epidemiologico l'Abruzzo è pronto per la fase 2 o è troppo rischioso? Questa è una domanda alla quale è difficile da parte mia rispondere. Io sono un operatore sanitario. E quindi non sono ovviamente un politico, uno che si occupa di situazioni comunque importanti, perché se qualcuno dice, stressando un attimino pure la problematica, che magari invece che morire di Covid-19 si morirà di fame, quindi voglio dire la nazione, lo Stato piano piano deve riprendere. Forse il 4 maggio, ma parlo per me, è una data un po' anticipata, però se tutti quanti faranno, si comporteranno bene, a cominciare dai cittadini, insomma, secondo me potrebbe anche succedere che non ci sia un'ondata, di una nuova piccola ondata, speriamo che non ci sia per niente di nuovi casi. Se tutti quanti andiamo in giro con le mascherine, possibilmente anche con gli occhiali, ci portiamo i guanti, ci laviamo le mani, si mantiene la distanza di sicurezza, probabilmente riusciremo comunque a controllare questa infezione anche a partire dal 4 di maggio. Paolo. Dottor Fazzi, prima di chiudere, due domande. Sì, grazie Jacopo. Prima di chiudere, due domande anche da parte mia. La prima, si parla tanto, abbiamo letto sui giornali, sugli organi di stampa, abbiamo visto queste tabelle delle varie regioni con le date indicative, sì, per i contagi zero. Sì. Quando possiamo, è presumibile dire che in Abruzzo si arriverà a zero contagi? Allora, torno a ripetere, e parlo per me da operatore della sanità. Allora, secondo me, per avere il contagio zero, secondo me bisognerà aspettare probabilmente anche gli inizi di giugno. Ma si era detto prima, però, qualche tempo fa. Qualche tempo fa, sì, forse l'avevo pure detto. È quello che penso. Speriamo che si arrivi prima a contagio zero. Questi calcoli vengono fatti da epidemiologi statistici che hanno a che fare con la matematica, comunque con le scienze matematiche, in base a delle proiezioni, quindi loro, come posso dire, sono molto più scientifici del sottoscritto, perché la medicina non è una scienza esatta. Certo. Io mi baso su considerazioni personali e sui 30 anni di attività da microbiologo presso questo ospedale. Davvero l'ultima, dottor Fazzi, prima stavamo parlando a microfoni spenti di quella che sarà la seconda fase, l'obiettivo è anche quello, mi diceva, di far fare i tamponi, tra certo, qualche tempo anche alle cosiddette categorie a rischio, certo, e tra queste ci sono anche i giornalisti. Certo, la gente che comunque per la propria professione deve comunque stare in giro a raccogliere, i media hanno un compito importantissimo, hanno avuto un compito oltretutto non solo importantissimo,
Ma grazie a voi la gente è rimasta a casa a sentire la televisione, trasmissioni eccetera, si è tra virgolette annoiata anche meno per quanto sia stata pesante, diciamo, questa situazione. E voi invece siete andati in giro, così come vanno in giro le forze di polizia, piuttosto che gli operatori del comparto alimentare, che ne so, chi si occupa di trasporto. Tutte queste categorie di persone dovranno essere testate, magari anche serialmente. Questa strumentazione ce ne darà l'opportunità. Ovviamente bisognerà poi agire, come dicevo prima, sul territorio, sulle lungodegenze, sull'RSA, abbiamo saputo quello che è successo purtroppo a un RSA di San Giovanni Teatino, bisognerà agire sulle carceri, non ci dimentichiamo che i detenuti purtroppo certo condividono degli ambienti, diciamo, degli spazi ristretti e con molte altre persone, quindi ovviamente si farà anche questo, perché andando sul territorio si riuscirà ad evitare diciamo, il peggioramento dell'epidemia e magari, se mai dovesse ritornare ancora nel prossimo autunno, perché potrebbe anche succedere, questa strumentazione ci renderà ancora meno impreparati per affrontare, speriamo di no, ma se dovesse essere, la prossima epidemia.